Il campionato di Serie D è ripartito con le partite della prima di ritorno che ha proposto il confronto San Giustese e Campobasso, padroni di casa in salute in considerazione dei 5 risultati utili consecutivi nelle ultime 5 giornate di campionato, a partire dalle vittorie ottenute in casa con i nerostellati 2-0 la 13ª giornata del girone ascendente e l'Agnonese 1-0 la 17ª giornata, quando i rossoblù conquistarono i 3 punti contro un avversario decisamente non facile. Squadre schierate con i consueti moduli tattici, giornata grigia, terreno in buone condizioni, scarsa la presenza di pubblico in tribuna, in maglia bianca la San Giustese, in completo rosso-blu il Campobasso, che presenta alcune novità, tra le quali il debutto stagionale di Balistreri. Squadre che si affidano ad un buon palleggio, al quarto Salim Ribeiro prova ad affondare sulla corsia di sinistra mettendo sotto pressione la difesa dei calzatorieri. Ancora pericoloso al settimo il Campobasso con Balistreri impegnando severamente in una parata a terra in due tempi il portiere avversario. La replica della San Giustese non si fa attendere, costringendo al nono ad una disperata difesa la squadra ospite sull'attacco portato da Scognamiglio, prontamente replicato da un tiro dal limite di Villa. In tribuna si fa sentire la voce dei tifosi ospiti armati da striscioni e bandiere. Clamorosa palla gol bruciata da Villa a due passi dalla linea fatale poco dopo. Dopo un paio di errori clamorosi, Villa al 15° porta in vantaggio la San Giustese, meritato sicuramente il vantaggio. Campobasso comunque che cerca di parreggiare subito il conto, costringendo per alcuni minuti la San Giustese a guardarsi le spalle, e lo fa con grande bravura. Attacco sulla corsia di destra da parte del Campobasso con Del Prete, 23°, che va sul fondo, mette in area un ottimo pallone, ma la difesa di casa libera con sufficiente autorità. Vicino al pari il Campobasso con Carl Gobb al 26° sugli sviluppi di un calcio d'angolo, conclusione che illude la tifoseria ospite, quella di Vecchione al 35°, Campobasso insiste, vuole il pari che non arriva, al 38° dal limite prova Gerardi, ma la difesa di casa in qualche modo si salva. Villa al 42° manca il raddoppio per i calzatorieri, bruciando così una ghiottissima palla gol. Senza novità di rilievo gli assetti tattici in avvio di ripresa, con il Campobasso che si rende pericoloso con le conclusioni di Vecchione e Balistreri che fanno venire qualche brivido alla difesa di casa. Al 10° Vecchione spara a salve e non crea problemi alla difesa. La panchina ospite manda in campo alcuni giocatori importanti nel tentativo di riassestare i risultati. Ecco Amabile ed Evacuo. Nel tentativo di riequilibrare le sorti di una partita che di per sé è molto ma molto equilibrata. Tanti cambi per dare certezza ai minuti che restano da giocare e che il Campobasso cerca di affrontarli con grandissima determinazione. Campobasso tutto riversato nella metà campo marchigiana, ma il gol non arriva e la San Giustese vince una partita di dubbio interesse. Con il tecnico della San Giustese una domanda d'obbligo: nel finale la sua squadra ha sofferto un tantino? Forse più del finale, secondo me tantissimo abbiamo sofferto quando siamo passati in vantaggio fino a quasi alla fine, perché comunque loro si sono riproposti in modo veemente a livello proprio fisico, tecnico, e sinceramente ci hanno messo molto in difficoltà, ci hanno costretto a fare un tipo di partita a cui non siamo abituati, ma questo è molto positivo perché la squadra dimostra che non sa solo giocare in un certo modo, sa anche ribattere colpo sul colpo dal punto di vista agonistico. È una squadra che si è dovuta difendere, ha dovuto serrare i ranghi per cercare di portare a casa un risultato che secondo me vale no doppio o triplo. È un punteggio straordinario, a parte i 3 gol, ma praticamente per quanto riguarda praticamente la classifica, sicuramente sempre più interessante. Io continuo a predicare calma, perché avete visto anche oggi, questo è un campionato equilibrato, tutte le squadre possono metterti in difficoltà, crearti delle difficoltà, 30 punti sono tanti, dobbiamo dare continuità. Non illuderci, perché lo ripeto sempre, fare i punti in questo campionato è davvero difficile. Comunque bisogna riconoscere alla sua pattuglia che si è abbattuta sino all'ultimo secondo con grandissima determinazione. Assolutamente sì, è la nota più positiva dopo il risultato,
è certamente la sensazione di un gruppo granitico, unito, che lotta sempre anima e corpo con grande senso di appartenenza, e questo gli fa davvero onore. Con Foglia Manzillo, tecnico del Campobasso, mister, una sconfitta che brucia oppure? Brucia sicuramente, perché è successa la stessa cosa di Iesi, abbiamo preso gol dopo un quarto d'ora, poi abbiamo fatto noi la partita, credo anche discretamente bene, fino a quando non si arriva negli ultimi 16 metri dove sistematicamente ci perdiamo. Questo era ciò che è successo nelle mie prime 11 partite del girone d'andata, e così è cominciato anche il girone di ritorno. Purtroppo siamo veramente molto poco cinici quando arriviamo nei pressi dell'area di rigore. In effetti alcune palle meritavano ben altra destinazione. Ma indubbiamente, però sono conclusioni purtroppo mediocri le nostre, perché Chiodini tutte le parate, i palloni li bloccava, ciò significa che non erano conclusioni forti, precise, e lì calciamo male, non riusciamo ad organizzare una conclusione, non riusciamo ad impegnare i portieri avversari con conclusioni un pochettino più pericolose, anche tante seconde palle che arrivavano al limite dell'area. Sistematicamente arrivavamo in corsa e calciavamo in curva, calciavamo lontani dallo specchio della porta. Questa è una carenza che abbiamo avuto, ripeto, anche nel girone d'andata, dove ci ha salvato un po' D'Agostino con i loro 9 gol. Adesso la squadra è stata rivoluzionata, ci dobbiamo lavorare su questa cosa qua, perché fare un'enorme mole di lavoro come facciamo noi e poi praticamente non segnare quasi mai non va bene.